Sta prendendo pian piano forma il nuovo centro logistico di Amazon in fase di realizzazione a San Salvo. Per la prima volta le porte del sito in costruzione sono state aperte a stampa e istituzioni. Il nuovo centro di distribuzione costituirà un rilevante fattore di crescita economica e occupazionale per il territorio di San Salvo e dei comuni limitrofi, creando fino a 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro 3 anni dall'avvio delle attività. A mostrare lo stato di avanzamento dei lavori agli intervenuti è stato Salvatore Schembri Volpe, amministratore delegato di Amazon Italia Logistica, che si è espresso così. Stiamo parlando di un centro robotico, quindi la tecnologia è stato dell'arte di Amazon nel mondo, non soltanto in Italia. Noi prevediamo di arrivare da 3 anni dall'avviamento di questo magazzino a 1.000 dipendenti a tempo indeterminato. Tra i punti fondamentali enunciati, quello della questione impatto ambientale. Sin dal 2019 abbiamo siglato questo Climate Pledge, ossia questo giuramento, questa promessa di arrivare in anticipo di 10 anni rispetto al protocollo di Parigi alle emissioni zero per quello che riguarda il carbonio. E quindi in tutte le nostre attività, dai trasporti, da quello che facciamo per progettare e costruire i nostri magazzini, prestiamo attenzione alla sostenibilità. Come abbiamo sentito, come abbiamo discusso prima, sarà un magazzino progettato e realizzato secondo gli standard del BREEAM. E andiamo ad uno score, ad un rank excellent. Questo ci consente di essere a minimo impatto ambientale. Infine sono arrivate rassicurazioni anche sulla tipologia di contratti che saranno messi in essere per i lavoratori. Noi applichiamo pedissequamente il contratto collettivo nazionale della logistica e ci posizioniamo con retribuzioni ben al di sopra di quello che è il minimo contrattuale. Tutti i nostri dipendenti, sia quelli interinali sia quelli a tempo indeterminato, hanno lo stesso trattamento economico, hanno tutti lo stesso contratto e di conseguenza le paure a cui faceva riferimento non mi sembra che siano fondate.